Eccoci, siamo in diretta. Aspettiamo che arrivi qualcuno. Intanto saluto le mie ospiti, amiche di Thriller Nord, Letizia Vicidomini. Buonasera Ciao. Letizia. E buonasera Paola Iannelli, che è diventata anche ormai nostra preziosa collaboratrice. Oggi siamo qui per parlare dei loro due romanzi. Faremo una sorta di incrocio, una chiacchierata fra i personaggi di Letizia, quelli di Paola. E iniziamo a salutare Sabrina De Bastiani, che è appena entrata. Ciao E Sabri. ricordiamo questa diretta, potrete vederla in differita sui nostri canali, sia qui sulla pagina di Thriller Nord dove la state guardando, oppure su YouTube, sul nostro sito. Quindi chi non può guardarla in questo momento può godersi la nostra chiacchierata anche. Ok? Allora, siamo qui, abbiamo detto, per parlare di due romanzi. Dammi la vita di Letizia Vicidomini, vediamo qui, e Amarga di Paola Iannelli. Dammi la vita, edito da Mursi Editore, nella collana gialla, e Paola Iannelli con Amarga, edito da Omo Scritto. Come al solito, eccolo qua. Chiedo a entrambe le autrici una trama, breve trama senza spoiler, e poi ci faremo questa bella chiacchierata. E ricordo a chi ci sta seguendo, se avete delle domande, a disposizione le autrici risponderanno in diretta. Letizia, Perfetto. passo la parola. Sì, grazie, grazie Fiorella, grazie anche alla nostra Paola. Insomma, tra l'altro ci unisce una triangolazione perché Paola ha recensito me per Thriller Nord, quindi è stata una cosa veramente molto bella. E oltretutto, chiacchierare con delle amiche è un piacere ineffabile, cioè voglio dire, soprattutto quando si tratta di parlare delle proprie creature. Dammi la vita è uscito il 7 novembre per Mursia, il secondo romanzo per questa collana chiamata Giungla Gialla. In realtà, questa volta mi è stato espressamente chiesto di, insomma, scrivere qualcos'altro che fosse come sempre ambientato a Napoli, visto che Giungla Gialla è una collana territoriale, e che contenesse, insomma, gli stessi elementi della ragazzina ragno che avevamo pubblicato lo scorso anno. Dunque, qui si tratta di una storia che viaggia su due binari paralleli, perché mi sono voluta un attimo complicare la vita, ogni tanto lo si fa, no? Per mettersi alla prova. E quindi il mio Andrea Martino, commissario in pensione, che ama la vita innanzitutto, ma che comunque amerebbe trascorrere le sue giornate, forse un po' di più a curare le sue piante sul suo terrazzo e ad occuparsi della sua famiglia, però non riesce proprio a tenersi fuori, no? Dalle situazioni. E quindi è coinvolto suo malgrado in due vicende, bisognerà capire poi entrambe quanta parte di nero abbiano, ma sono comunque storie dolorose. Una è la morte di un giovane pianista del Conservatorio di San Pietro a Maiella di Napoli, ambientazione che mi ha proprio tirata dentro perché c'ero stata così per caso per un fatto lavorativo e quindi vedere questi ambienti ha ancora di più spinto la mia voglia di parlare di musica e di farlo nelle stanze, nelle sale, nei corridoi di una istituzione così bella e prestigiosa. E quindi muore questo giovane pianista, un ragazzo molto bello, affascinante, con una carriera davanti e soprattutto con una grande intelligenza. E in pratica, quando viene chiamato Michele Loffredo, che è il successore di Andrea al commissariato di Mater Dei ed è anche un po' il suo amico, il suo figlioccio, in realtà Andrea si trova lì per il consueto caffè di qualche mattina durante la settimana e quindi insieme vanno a vedere questa scena del delitto insieme quindi si troveranno coinvolti in questa morte che è sempre ingiusta, soprattutto quando si parla di giovani e di vite che potrebbero evolversi e portare a tante cose belle. In questa storia è coinvolta, vedremo poi a quale titolo, anche una bellissima docente universitaria, una pianista, direttrice d'orchestra, che si chiama Marlena Vichi, che ha un qualche legame con questo ragazzo. Dall'altro lato, Andrea si trova al cimitero a trovare suo figlio Lorenzo, che è mancato qualche anno prima. Lui non lo fa quasi mai, Andrea, e in questo gli ho dato un pezzetto di me, cioè non amo e non ama lui andare al cimitero dove c'è il corpo di chi hai amato e ami.
in qualche modo, ma preferisce ritrovarlo nelle stanze di casa. Però ogni tanto veramente c'è questo desiderio, questa urgenza di andare lì dove sai che c'è qualcosa che è suo, e lì si trova a guardare, a osservare una donna in enorme prostrazione e pena vicino ad una nuova sepoltura. Questa sepoltura riguarda una bambina di 8 anni che si chiama Aurora Maisto. Lei è la babysitter e in qualche maniera comunicheranno le due persone, i due dolori si incontreranno, e Brunella, la babysitter, ha qualche dubbio sulla morte di questa bambina. Quindi le due cose viaggiano più o meno in parallelo, unite dal fil rouge che è il commissario Andrea Martino, l'ex commissario, che insomma sarà particolarmente addolorato dalle vicende. Lo è sempre di più nei miei ultimi romanzi, perché forse anche l'età incomincia a pesargli e il bagaglio di sofferenza gli lascia delle cicatrici più profonde, però riuscirà a dare sempre il suo apporto empatico, di affetto, di comprensione a quello che lo circonda, alle storie che lo coinvolgono. Grazie Letizia, poi parleremo, approfondiremo insomma queste due storie. Paola, seconda indagine di Titta, giusto? Seconda indagine di Titta, sempre a Napoli, perché io e Letizia facciamo parte di questo folto gruppo di nuaristi partenopei. Io sono tra le ultime arrivate e Titta Longano è la mia brigadiera, anche se la storia nera che racconto non è imperniata intorno al personaggio. Cioè il personaggio sinceramente mi serve come per intraprendere e accelerare il processo di investigazione. Ma non ruota intorno a lei tutta la storia. La storia narra la caduta accidentale di un ragazzo, Mirko Rizzuti, che pratica il chiama parkour, cioè l'acrobazia urbana. E questo ragazzo verrà trovato cadavere in una strada principale del centro storico di Napoli. E chiaramente le prime indagini, qualsiasi caduta accidentale prevede un momento di investigazione, per cui il caso sta per essere archiviato come caduta, e invece si scoprirà un mondo nero dietro, tremendo. La storia si divide tra Napoli, e il meraviglioso quartiere in cui sono nata e cresciuta, che è il quartiere Chiaia San Ferdinando, e l'isola di Tenerife, che io sono legata personalmente per vicende familiari e culturali, e perché questi ragazzi, Mirko insieme al suo gruppo di liceo, insomma gli amici storici, aveva iniziato un percorso di allenamento del chiama parkour e anche di riscoperta spirituale proprio sull'isola di Tenerife. E le indagini partiranno così in sordina, un po' così, un po' a caso, poi invece si scopriranno delle verità scottanti, e ci sarà anche una parte dedicata ai quartieri spagnoli, che non mancano quasi mai nei miei romanzi, anche perché la mia brigadiera vive in un monolocale lì su, e ci saranno dei personaggi caratterizzanti, tra cui questa famosa Tamara, da cui proviene il nome del romanzo, Amarga, che sarebbe in pratica un diminutivo del suo nome. Benissimo, grazie. Oggi faremo un incrocio, parleremo con Letizia di Dammi la vita, poi Letizia che è una sorta di madrina di Amarga, giusto? Sì. Ci introdurrà, insomma, farà alcune domande a Paola e poi io delle domande, insomma, per tutte e due. Allora, partiamo da Andrea Martino. Letizia, tu sai che io lo amo tantissimo, tu sai per me, sì, che cioè lui esiste, mi emoziona tantissimo, hai creato un personaggio empatico, ecco perché lui soffre tantissimo quando ha a che fare con il dolore della morte, dell'omicidio, e comunque anche le sue perdite fanno in modo che insomma la sua anima si apra ancora di più a questa. E posso dirti una cosa, che io continuo a dire oggi al mio compagno, questo è il più bello, è veramente il più bello, sai perché? Perché l'ho sentito ancora di più, cioè, forse perché c'è anche la storia di Lorenzo,
che lo coinvolge, questo incontro al cimitero, queste due indagini parallele, io l'ho sentito molto di più. E per me questo è il più bello, la più bella indagine di Andrea Martino. Ci vuole bene Grazie. ancora di più. Che Queste meraviglia. indagini, ma è così. Non lo volevo finire, diciamo che non lo voglio finire, se glielo dico alle 6 o 4 in diretta, non lo finisco questo libro, lo faccio così perché non lo voglio mollare, anche perché giustamente aspettare per una nuova storia, per uno dei personaggi seriali, così tempo ci vuole solo che mi restano contenti, allora ogni tanto ci impegniamo. Ascolta, volevo chiedere, queste due indagini potrebbero partire in parallelo, ma nel momento della scrittura sono nate insieme oppure è nato prima l'omicidio, insomma, del ragazzo in conservatorio oppure questo incontro casuale in cimitero che poi nascere da altre istanze? Sai, io sono una scrittrice molto, come dire, indisciplinata e non, come ti ho raccontato qualche altra volta, non faccio mai grosse scalette, insomma, non ho delle cose già pronte sulle quali poi articolare la scrittura. E quindi c'era di base questa idea fortissima di ambientare una parte della storia in un ambiente che trasudasse note, vedi, che portasse la musica. Io adesso insomma, me ne riempio di note, perché comunque già fanno parte della mia vita in generale. Ho diversi congiunti che suonano strumenti, mio fratello canta, quindi bene o male la musica ha sempre fatto parte della mia vita, oltre al fatto che faccio radio, per cui voglio dire, anche quello è stato sempre un tappeto sonoro importante. In più il fato ha voluto che lavorassi in un liceo musicale anche, per cui proprio per questa collaborazione fra il liceo, che è il Margherita di Savoia, e il conservatorio, mi è capitato di trovarmi appunto lì a San Pietro a Maiella, che è a 2 passi dalla mia scuola. Quindi volevo fare questo tipo di operazione ed era questa suggestione di base, per cui sono partita inizialmente dalla storia di questa pianista, direttrice d'orchestra, anche perché mi piaceva l'idea di una donna che scardinasse un po', diciamo, le convenzioni. Lei è una delle poche, insomma, è vero che lei non esiste, però in realtà sono veramente poche le direttrici d'orchestra donna, perché in effetti, insomma, è un campo quasi sempre, nella maggioranza dei casi, appannaggio degli uomini, per cui già questa era una caratteristica molto forte. In più poi, così come titolava anche Il Mattino, quest'oggi è uscito un articolo molto bello sul Mattino di Napoli a firma di Ugo Kundari, che diceva proprio questo, cioè questa insomma, è stata coraggiosa Letizia a regalare ad una donna la libertà di costumi, anche sentimentale, sessuale, di scelta di vivere delle emozioni forti al di là, insomma, degli schemi e delle relazioni istituzionali. Quindi questo era il primo passaggio ed è nata così. Però poi avevo in mente questa scena. Alle volte è molto, molto bello vivere il mistero della creazione. Paola lo sa, tu lo sai perché leggi tantissimo. Cioè, in realtà si creano proprio delle scene davanti ai tuoi occhi che tu vedi e poi racconti. E io proprio la scena, l'immagine di Andrea che va a trovare Lorenzo e che si sente quasi fisicamente toccare dal dolore di un'altra persona, ce l'avevo nella testa. Però non ero del tutto sicura che sarebbe diventata una storia, diciamo, intera, collaterale. Poi ecco, è venuta fuori questa voglia di sperimentarmi e di vedere se riuscivo a portare avanti due vicende che non si accavallassero, che non generassero confusione, che non si perdessero nei rivoli della narrazione, perché alle volte può capitare, dai più importanza ad una delle storie e magari alla sottotrama no, e si perde. Quindi c'è stato anche questa piccola sfida con me stessa, vediamo se riesco. Poi, come al solito, sono andate avanti da sole le storie e quindi tutto quello che accadeva, io lo raccontavo e così è stato. Guarda, una sfida che hai vinto alla grande, perché Grazie. rimangono parallele ma sono intense tutte e due le vicende, veramente. Io poi, come dice, sono una lettrice, però tu e Paola riuscite a capirvi meglio, anche perché io mi chiedo sempre come si fa a costruire
una storia, a avere un retaggio, anche dei piccoli dettagli, ci riuscirò mai. Io quello che farò, vi leggo Sì. e vi apprezzo per questo, perché costruire veramente una storia e creare, lo dico sempre, personaggi che poi diventano persone. Secondo me è un grandissimo talento, è vero che dietro c'è una tecnica, c'è però io mai capace di. E come dici tu, non ti immaginavi Andrea qui in quel momento, in quella scena, ecco, Sì. Paola, qualche domanda per Letizia? Allora, io ho letto subito appena uscito questo romanzo Sì. e l'ho recensito subito, credo una settimana dopo. L'ho proprio ingoiato. Allora, Letizia ha effettuato un'operazione straordinaria, che è quella di paragonare la tastiera di un pianoforte a un corpo, cioè a un corpo come dire, in continuo movimento, come i corpi umani, cioè lei ha creato una melodia che mescola le note musicali e i toni della musica e le vibrazioni dei corpi. Quindi ha sperimentato anche questo lato erotico, sensuale, estremamente attraente, che può suscitare una melodia nell'animo di un essere umano, come quello di un incontro erotico-sessuale, di quanto l'erotismo sia importante nella nostra vita. E Letizia l'ha fatto in maniera molto elegante, anche se ci sono degli stralci in cui questa Marlena, insomma, è abbastanza divoratrice, una donna Sì. rapace. Però l'ha fatto in maniera molto elegante e molto, molto gradevole. Grazie. E poi un'altra cosa che volevo dire. C'è proprio una parte in cui lei esprime la sensualità dei corpi unita alla melodia. Molto bella. E la frase di questo libro, il titolo Dammi la vita, con il sottotitolo Una partitura di sangue, dice tutto. Perché dare la vita, si può dare la vita in molti modi, non solo materiali, ma anche sensoriali. Certo. E la partitura è perché il destino aveva scritto questa musica di morte. E a me è piaciuto moltissimo, questo vuol dire. Dai, come faccio io a non amarla questa donna che dice delle cose bellissime su di me? Ora se mi stanno guardando i miei allievi si faranno un sacco di risate. Bellissimo, grazie. Hai scelto, come dice Paola, il mondo della musica è un mondo suadente, no? Ti ha trascinata, è un mondo avvolgente e hai creato questo personaggio, Marlena, come dice insomma, l'autore dell'articolo che è uscito oggi sul giornale, è uno schiaffo alle convenzioni, perché lei è bellissima, lei è bravissima, lei è talentuosa, è sicura di sé ed è bellissimo che una donna che si sente bella dentro e fuori, perché così è, non è che per forza se c'è uno non c'è l'altro e viceversa. Cammini a testa alta verso la vita, nonostante tutte le debolezze, nonostante tutti, cammina alta e verso la sua vita, cioè non si ferma davanti a nessuno perché ha raggiunto e sta raggiungendo i suoi obiettivi. E lo fa con la sicurezza che una donna deve avere senza paura di creare invidie, quelle le donne sicure di sé, belle dentro e fuori, le creeranno sempre, però per lei non conta quello, lei è concentrata su se stessa, sui suoi obiettivi, sulla sua passione e ha quella parte, no? Lo dice anche lei, io ho una parte razionale che programma tutti i suoi progetti lavorativi, che ha dei calendari ben cadenzati. E poi la sua parte passionale che esce fuori sia dai suoi capelli, questi capelli rossi,
Bellini e sia dal suo modo anche di affrontare anche l'insegnamento, perché quando lei dice a un suo allievo, quando suoni dammi la vita, vuol dire che lei ti sta dicendo tutto quello che io do per la musica, per la vita, per la passione, prova a darlo anche tu. Lei è Sì. trascinante in tutti i sensi, è creato proprio un personaggio fortissimo da ogni punto di vista. Beh, ce n'è bisogno, insomma, che si abbia questa consapevolezza tutta femminile, perché molto spesso abbiamo chi tende ad appesantirci e a tirarci giù. Ho fatto un incontro molto bello tempo fa a Bari, dove c'era una psicologa, criminologa, che, insomma, presidente di un'associazione anche che appunto combatte fortemente la violenza di genere, e questa deliziosa donna, molto bella, Tiziana Cecere, mi ha colpito con una descrizione tecnica di quello che molte volte gli uomini fanno nei confronti delle donne, deprogrammando i loro codici. Cioè, molto spesso donne di intelligenza, spessore, cultura vengono comunque tirate in basso, vengono spinte verso la disistima di se stesse, perché questi uomini sono capaci di deprogrammarle, anche se loro sono incentrate sulla certezza di sé, insomma, sulla preparazione. Questo è veramente dolorosissimo, molto grave, e questa definizione mi è rimasta impressa. Quindi io spero che quando si legge di personaggi di fiction, per l'amor di Dio, creati da chissà quale miracolo della mente umana, trovi uno spunto, trovi un esempio, e riesca, rispecchiandosi nel personaggio, una donna, diciamo, normale, come noi, a trovare invece quella che è la forza che necessita per essere, insomma, forte, arrogante verso la vita e prendersi a morsi quello che vuole, perché molto spesso non lo si fa, non si concede alle donne questa libertà, e quindi prendiamocela. Sì. Ecco, Barbara Aversa dice, forse avviene soprattutto quando queste donne sono così. E un'altra cosa, con la speranza che poi non solo gli uomini portano giù le donne, ma anche le stesse donne con le altre donne, perché è Certo. brutto vedere questo. Io spero che una donna che va a leggere di un personaggio come Marlena, la veda come l'ho vista io, mi sono detta, ah, finalmente una donna. Non con le palle, noi le palle sinceramente non ce le abbiamo. Noi Una abbiamo. donna con la D maiuscola, bella dentro e fuori, che si prende tutto quello che vuole dalla vita. E vorrei, io sono felice di vedere questo personaggio, evolversi è un'altra cosa. Però a volte ci sono delle donne che vedono questi personaggi, guarda questa, questo è un personaggio, ma se la tira. Ecco, invece. La solidarietà fra donne, io credo che crei una forza in più verso gli uomini di cui tu parlavi, no? Che ci tirano giù. Perché dove c'è un uomo che ci tira giù, c'è quella donna che trova lo spunto di dar ragione a quell'uomo solo perché c'è l'invidia, c'è quella voglia di buttare giù un'altra donna. E purtroppo Sì. succede. Ma Invece infatti noi siamo qui guardate. in diretta, tutte e tre, e molto spesso Brava. accade che siamo. Per far capire che noi non ci buttiamo giù e che dobbiamo tirarci su a vicenda, dobbiamo elevare ed evidenziare le qualità di ogni donna che abbiamo tirato. Stavo dicendo proprio la stessa cosa, la dimostrazione contraria della solidarietà e del supporto femminile siamo noi questa sera, sono le tante altre blogger che sono in collegamento, insomma, io ho visto condividere questo nostro incontro da tante amiche, a partire appunto da Sabrina che è entrata in diretta prima, cioè, ma tante altre, proprio perché quando è così si crea veramente la forza, e la disgregazione non è mai positiva, non è mai produttiva, quindi speriamo lo capiscano in tanti, che è sempre bene fare fronte comune, insomma. Bene. Paola, vuoi Sì. intervenire tu? Altrimenti ho io Ah, qualcosa sul punto. dunque, un'altra Sì. cosa che volevo, anche l'amicizia che Marlena ha con la sua amica, con la sua confidente. È molto importante perché ci fa capire anche di quanto lei abbia bisogno di confidare, di condividere le sue perplessità,
Perché benché lei sia una donna di successo, è una donna che conosce profondamente il suo valore interiore ed esteriore, ha bisogno di un supporter, di una persona a Certo. cui fidarsi perché è la sua migliore amica. Sì. E sarà la sua migliore amica, la depositaria anche di tanti suoi segreti. Ci sono molte donne in questo romanzo, molte donne come anche la matrigna della bimba morta, accidentalmente a quanto pare, che descrive un profilo di donna aggressivo, anche lei consapevole delle sue potenzialità, una Sì. sorta di dama nera, no? Come può apparire in un primo istante anche Marlena? Marlena può apparire come una dama nera, come una donna che trasforma in un vortice infernale qualsiasi cosa, no? Genera quell'energia, diciamo, che attrattiva e al contempo esplosiva. Sì. Quindi le figure femminili sono molto importanti in questo romanzo. E appunto poc'anzi stavamo parlando del fatto che nell'ambito del girone culturale di cui, ahimè, faccio parte perché ho redatto una tesi di dottorato sul Noir Partenopeo, io sono lieta di annunciare che porto questo libro insieme al libro di un'altra noirista partenopea che io adoro, che sarà Bilotti, Sì. e porterò questi personaggi femminili all'Università La Laguna di Tenerife, in questo luogo esotico, erotico, magnificamente nel nord dell'Atlantico, ma sud di tutto, e dove c'è un festival importante sul noir e cinema a livello internazionale, e saremo molti studiosi e esperti che si confronteranno su tanti scrittori e modelli interpretativi del genere noir. E appunto per questo i personaggi femminili di Letizia sono molto importanti, senza però nascondere il merito al, come dire, al pascioso commissario Martino, che ovviamente è a capo, anche se in pensione, ma aiuta il suo delfino, diciamo, in commissariato, con la sua esperienza, la sua saggezza e anche il suo tatto, perché Andrea Martino è un uomo che ha molto tatto, non Sì. conosce la volgarità, è un uomo forse da altri tempi, è un uomo che ricorda molto mio nonno, non so perché, io Sì, me lo che immagino. bello. E quindi io, Andrea tiene le fila di questa storia e sarà proprio grazie al suo intervento e alla sua saggezza che si arriverà alla risoluzione del caso. Io mi riallaccio al discorso degli uomini, perché le figure maschili nei nostri romanzi sono comunque figure di grande importanza e di grande impatto. Ora, al di là del commissario Martino, c'è il maresciallo De Mattei, per esempio, di Amarga, che però ovviamente è già stato conosciuto in Il Paradiso non ha un angolo retto, che è il romanzo precedente. Anche il maresciallo è un uomo di principi e di spessore, magari un po' più ombroso, insomma, ha qualche modalità leggermente più oscura, diciamo, perché soprattutto nasconde una grande sofferenza d'amore. Però anch'io ho provato per lui una grande simpatia immediata, perché è un uomo che ha dei principi molto saldi, molto validi, e quindi davvero in questa nostra società, insomma, in questa epoca abbastanza travagliata, non per essere appunto femministe, perché poi la nostra scrittura non ha velleità femministe, ma velleità invece di velleità egalitarie, di uguaglianza, perché i buoni principi, perfetto. I buoni comportamenti sono di entrambi i sessi, devono essere di entrambi i sessi, per cui
ho ritrovato questa pulizia dei sentimenti anche nel maresciallo di Paola e anche nel suo approccio con la nostra brigadiera, che credo avrà una buona vita, perché è un personaggio anche questo molto sfaccettato e molto, molto profondo. Vogliamo farcela raccontare un po' da Paola, ce la vogliamo far come dire, Assolutamente. conoscere un po' di più. Il maresciallo De Mattei e Titta Longano, che sono i protagonisti, insomma, la coppia di carabinieri che in questo momento della mia produzione letteraria svolgono le indagini, sono due persone che hanno in comune un fortissimo, alle spalle un fortissimo tradimento amoroso, una fortissima delusione amorosa, molto Sì. cocente, tremenda. Quindi, loro sono accolti l'uno dall'altra, ma in maniera si tengono a distanza perché un po' per il ruolo istituzionale, un po' perché sono molto scottati da queste precedenti unioni, insomma. Loro fanno parte di questa piccola stazione che realmente esiste in questo quartiere, che realmente esiste nel Palazzo Calacci di Torella, che è tutto, insomma, diciamo, esistente. Sono coadiuvati da un vicebrigadiere che è Aristide Sommella, il quale è un cinquantenne un po' vecchio stampo, un po' imbranato, ma non così stupido come appare, perché avrà anche lui una funzione a volte decisiva, ed ha un cronista di nera, Gegé Scognamio, del Mattino di Napoli, che grazie alle sue indagini, al suo fiuto, aveva già risolto dei casi in precedenza e che aiuta questo gruppo di investigatori, insomma. Quindi è un quartetto abbastanza allegro e variopinto. Io ho cercato di non essere molto crudele con gli uomini, anche se mi viene naturale a volte, non so perché, forse per il mio passato, non so, diciamo che non li glorifico molto, questo è vero, lo ammetto, però lo faccio con garbo. E sono quasi sempre loro a perire per il momento, poi non so se cambio idea. Diciamo che mi sono vendicata di una serie di cose. Bravo. Mi sono vendicata di una serie di cose e alcune sono storie anche vere appartenute a me, chiaramente. Come diceva Letizia, questi personaggi vivono dentro di noi, sono con noi o forse siamo noi? È sempre è un'eterna domanda, perché sono effettivamente, sicuramente, delle creature nostre. Ci appartengono moltissimo, alcune ci sono simpatiche, altre no. Alcune le amiamo profondamente, altre meno. Però le sfumature delle loro personalità, le loro peculiarità ci appartengono moltissimo. Io credo che assolutamente non si può descrivere qualcosa che tu non avverti dentro. Quindi, E noi lo avvertiamo, noi lettori, cioè più vi appartengono i personaggi, più li sentite vostri, più riuscite a trasmettere a noi lettori la forza vivida della loro presenza, ecco, mettiamola così. Riuscite proprio a dare un quadro chiaro e cristallino del personaggio che avete creato. sì, ma Quindi sentite vicino a voi, lo sentiamo vicino a noi. Ce lo certo. passate, passate le vostre creature con la stessa intensità Ma i Io programmi, ah, ci siamo accaduti. funziona la grande. Di questi drammi, di queste tragedie, in realtà vivono un dramma enorme, un dramma pazzesco. E io credo che io e Letizia siamo proprio attratte da questo, dal descrivere perché si vivono certi drammi portati poi fino a questa estrema conseguenza che è l'omicidio, insomma, perché si arriva a commettere un atto così tremendo che non è per legittima difesa, raramente accade, insomma. Ma in realtà, diciamo, la dimensione del racconto nero è quella che ci appartiene, insomma, che ci accomuna proprio per la necessità di rispondere a questa domanda imperante che è perché accadono le cose. Difficilmente, insomma,
È importante per noi creare una macchina investigativa oppure creare un intreccio investigativo che si basi sugli elementi esterni dell'indagine stessa, ma è l'indagine che si mette al servizio della comprensione delle motivazioni di quello che è avvenuto. Ed è enormemente affascinante proprio seguire questo percorso, diciamo, interiore dei personaggi. Oltretutto, mi sono un attimo spaventata sere fa, rivedendo per l'ennesima volta uno dei film tratti dai romanzi di Harris, che insomma, vabbè, Il silenzio degli innocenti. L'altra sera hanno ridato Red Dragon, che io adoro, che insomma, quando leggevo ero terrorizzata. Quando l'ho visto sotto forma insomma, di film, idem, ad un certo punto mi era non sfuggita, però questa volta mi è così apparsa come lampeggiante una frase che ha detto il dottor Lecter al personaggio del poliziotto, dell'investigatore, dicendogli: voi siete della stessa sostanza, noi siamo della stessa sostanza, cioè chi indaga su un omicidio e chi lo compie sono sostanzialmente uguali, e per cui per questo riesci a comprenderne i meccanismi e anche a svelarne, diciamo, l'artefice. E questa cosa fa un po' pensare, ecco, in qualche modo. Però per poterlo raccontare devi necessariamente entrare, metterti nelle scarpe dell'omicida e fare gli stessi passi, per forza. Non so te, ma io vedo omicidi dappertutto, vedo Sì. squadre di tutto, cioè oramai sono prevenuta verso tutti, immagino qualsiasi cosa terrificante. Comunque anche la cronaca nera e tutti i programmi fatti alcuni estremamente bene che noi seguiamo, gli scrittori di nera seguiamo, evidenziano di giorno in giorno particolari e storie terribili. Che Certo. commesse da persone insospettabili, che Certo. danno spunto veramente, se ne volessimo, a centinaia di racconti neri. Vero, vero. Sicuro, questo sì. La realtà supera tantissimo. Usciamo un po' fuori dai. Sì, Paola, prego. No, molto ho detto solo molto, sì. Ah, no, non ho... Ah, ok, ho detto a posto, avevo capito a posto. No, no. Usciamo un po' dai binari dei vostri due romanzi, perché sono curiosa, questa è una domanda che non ho fatto né all'una né all'altra. Come vi siete conosciute? Come vi siete avvicinate? Raccontatemi un po' questo. Bellissimo. Io sono curiosa, lo voglio Lo dico sapere. io. Chi va? Ci nomini tu. Vai. Allora, guarda, è stato bellissimo. Ricordatelo, lunedì mattina, era lunedì Sì, mattina. era lunedì mattina. Mi squilla il telefono e sento questa voce argentina e piacevolissima che mi dice: Letizia Vecinomini, io sono Paola Iannelli, una tua collega di Homo Scrivens, una docente. Ti devo chiedere una cosa, vabbè, poi vi sintetizzo il significato, però ci siamo messi a parlare come se io ero in ufficio, come se ci conoscessimo da chissà quanto tempo, e lei mi ha dato la bellissima notizia, perché per me è stato proprio uno stravolgimento di quella giornata, sapere che sarei entrata in una tesi di dottorato bellissima che lei sta prendendo, che parla del noir partenopeo, perché lei appunto ha preso questo dottorato a Salamanca e aveva intenzione di mettere anche me insieme ai personaggi più conosciuti, a partire da Maurizio De Giovanni, naturalmente, che ha insomma scavato un solco nel quale ci siamo poi inseriti tanti altri suoi, come dire, proseliti, nel quale poi è entrato anche la stessa Paola, e lei ha letto tutto di tutti, cioè in maniera, eccola lì, guarda che tomo, è un tomo bellissimo. Cioè, questa cosa è stata, sì, è stata veramente, insomma, un'emozione fortissima. Poi non ti dico quando, con il passare del tempo, poi ci siamo sentite altre volte e abbiamo scoperto anche di avere una serie di punti di contatto, insomma, proprio caratteriali, la grande progettualità, la voglia di fare le cose insieme. Ho seguito quando ha discusso la tesi in collegamento, quindi posso dirti che è stata veramente, insomma, una sorpresa, un dono della vita che, insomma, continua poi a regalarmi belle cose, inclusa quella di cui ha parlato adesso, soprattutto
quello che io sento è la grande stima che Paola ha nei miei confronti, che è ampiamente ricambiata, però ripeto, veramente insomma, ritornando al discorso iniziale che abbiamo fatto sulla sorellanza, sulla solidarietà, ecco, amicizie, relazioni come questa sono dei puntelli importanti perché ti danno la misura di quello che stai facendo. Tanto è vero che io poi molto con grande gioia, insomma, ho scritto queste poche parole che la accompagnano, che sono il viatico. Le ho detto che Paola conosce Napoli per essersi calata profondamente nelle sue viscere attraverso lo studio e la sapiente scrittura. Seguire la storia nera che ha costruito per noi è un viaggio nella città e in fondo alla nostra stessa anima, e ne sono convintissima. Beh. Sì, ma Bellissimo, ecco. in realtà poi questo enorme lavoro che io ho intrapreso poco prima che scoppiasse il Covid, Sì. quindi è un lavoro che mi ha tenuto in contatto con tutti loro, perché io non solo ho intervistato Letizia, ma i quattro autori principali che sono stati fonte di questo studio e tutti gli altri, li ho contattati e forse nella sfortuna di trovarci isolati a casa, sono stati tutti disponibili nel darmi una mano in 2 anni di lavoro, più di 2 anni di lavoro, 500 romanzi letti, tantissimo stress, però finito molto bene e che ha aperto la strada a questa mia, diciamo, decisione di scrivere anche io un romanzo Sì. nero. E quindi non credo che le cose, anche le sventure, avvengano per caso, c'è No, sempre no. un fondo di speranza. Sì. Collimano tante cose, vuol dire che quello era il tuo momento, Paola. Vuol dire che era il Esatto. momento per far collimare tutto il tuo lavoro. Era il nostro momento, anche perché io e Letizia siamo una coppia d'assi vincente, non so dove Sicuro, andremo, andremo lontano, questo è poco ma sicuro. sicuro, Andremo da sicuro. qualche E noi vi seguiremo con molto Bene. piacere. Adesso, Paola, nella recensione che ha fatto Bruno Balloni di Amarga, alla fine lui dice questo, e quindi ti faccio una domandina così vediamo un po'. L'abbiamo parlato. Allora, ti consiglia un tuffo nella narrativa per via delle tue capacità linguistico-lessicali. Ci farai un pensierino? Allora, Adesso io vi interrompo. posso spoilerare poco. Allora, il prossimo romanzo è già pronto. È già pronto, Wow. non posso dire altro. Va E bene. è già pronto e continua sicuramente con la coppia di investigatori De Mattei e Lonardo. Quello che mi diceva Bruno me l'hanno detto tante persone, non è solo lui, infatti io e Bruno poi ci siamo chiamati, siamo parlati. E lui è stato molto carino nel dirmi questa cosa e forse sì, ci sto pensando, anche se è difficile lasciare gli omicidi perché ci provo gusto. Sì, Un po' drammatico. anche noi crediamo, Io non li lascio quasi mai. Ma diciamo, guarda che prendendo delle maestre della letteratura come l'Allende, come anche la Sanchez, c'è un pizzico di noir dentro i loro romanzi. Quindi Sì. anche nel primo romanzo della Sanchez c'era una sorta di investigazione. Certo, ballerina, un po' così, non erano dei professionisti, però la ragazza che scopre che erano nascosti una coppia di vecchi Una nazisti coppia di nazisti, sì. Quindi recita sempre un ruolo legato alla detection. Quindi forse sì, prenderò molto in considerazione questi suggerimenti e forse farò prevalere la parte più narrativa. Sicuramente sì. Bravo. Ok. Dimmi, dimmi. No, stavo pensando che io ho fatto un percorso inverso perché,
proprio per lo stesso motivo, cioè che anche nelle storie di narrativa tout court ci sono sempre necessariamente, perché nelle vite ci sono delle parti oscure. Io ero partita da una narrazione di altra natura, molto generica, anche saga familiare, per dire, il primo romanzo per Homo Scrivens era La poltrona di seta rossa, ed essendo all'interno di quel romanzo alcune parti, tanto è vero che c'era, e questa è una piccola cosa che chi mi segue da sempre sa, c'era il nonno di Andrea Martino che appariva nella poltrona di seta rossa, era lui stesso, insomma, un commissario all'epoca del dopoguerra, della seconda guerra mondiale, viene ucciso, insomma, da un rapinatore per caso, e lui poi, Andrea, porta il suo nome e anche il suo carico, il suo, diciamo, la sua missione di vita, come se gli fosse stata tramandata, perché trovo che appunto in tutte le storie possano esserci sicuramente, insomma, delle zone di oscurità, quindi Paola troverà sicuramente il modo e la maniera di raccontare anche altro, pur lasciandosi quella piccola vena nera che io stessa porto avanti, insomma, quindi questo ci sta. Sì, infatti. No, Pur non uccidendo nessuno, diciamo. il prossimo, cioè questo terzo romanzo è già finito, poi avrà delle revisioni sicuramente, ma insomma è lì. Il quarto, anche il titolo sarà un titolo al femminile. Vediamo che succede. Bene, bene. Leti, tu cosa ci dici invece? Allora, io Prossimi titoli. ovviamente, insomma, per la prossima storia è chiaro che tutto è in divenire, nel senso che poi si raccolgono suggestioni. Però nell'anno che è appena cominciato usciranno due antologie alle quali tengo molto, in cui ci sono due miei racconti che ho con grande gioia ho sentito lodare dai curatori, e la cosa, insomma, mi fa molto piacere perché la narrazione breve mi piace moltissimo. La formula del racconto breve dà la possibilità di esprimersi in una maniera diversa, ma deve essere molto distillata e molto forte, quindi è una prova alla quale si mette la propria scrittura. E queste due cose sono molto carine, spero poi di parlarvene al momento giusto dell'uscita. E devo terminarne altre due che mi sono state chieste, perché c'è questa bella abitudine, cioè poi quando il nome, insomma, incomincia ad essere un po' conosciuto, o quantomeno ti si legge, si vede quello che scrivi, spesso poi arrivano gli inviti per i progetti collettivi, che sono sempre ben accetti, perché è bello anche entrare in sinergia con altri colleghi e verificare che cosa si è scritto su quel tema, come quando si era a scuola, no? Che ti davano un tema da svolgere, ognuno di noi la traccia la svolge a modo proprio, e quindi è carino metterle a confronto. E quindi ci sono queste cose già in preparazione, alcune appunto finite, altre da scrivere, e poi, insomma, ci sono tante idee che devono essere incanalate in qualche modo. Io spero molto in qualche futuro anche di linguaggio diverso per le mie storie. Lo spero che possano essere trasformate in qualcos'altro, ma soltanto per il fatto di riuscire ad arrivare a quante più persone possibile. Però vediamo, noi ci mettiamo di nostro, no, Paolo? Sempre, molta, Assolutamente, molta determinazione. noi abbiamo anche vari appuntamenti in cui saremo insieme, come Sì. sempre. Io e Letizia oramai. Poi Cioè, parla più di fondo. nelle prossime presentazioni, ho una domanda per Paola, perché in realtà questa è una domanda che io faccio sempre, ovvero la colonna sonora di un libro. Però Letizia mi ha anticipato perché alla fine del libro c'è una playlist dove ognuno dei personaggi ha, diciamo, la sua musica dentro che lo rappresenta, come ad esempio Andrea Martino che ha Black Flag in Winehouse o Antonio Piccirillo Enjoy the Silence, bellissima, bellissima, Sofia De Rosa Gelosia, Tony Colombo non poteva essere altrimenti, e invece quale, Paola, secondo te la colonna sonora di Amarga, quale potrebbe essere? È una colonna sonora tribale, tribale se dovessi scegliere. C'è cioè una. Allora, Tamara, prima di tutto, è una cantante rock, quindi lei ha a che fare con la musica dura,
Lei è una dura, è una che è cresciuta in un orfanotrofio ed è molto bella, molto sensuale, molto giovane. E quindi questo per quanto riguarda Tamara. Per il resto del racconto io vedrei più una musica etnica, una musica ovviamente che Sì. mi richiama all'isola e che quindi questo un po' all'ultimo romanzo di Ildefonso Falcones, no? Come Schiava della Libertà, cioè un mondo che è un misto tra la natura, gli esseri aborigeni, il processo, insomma, di questi luoghi che hanno vissuto una serie di dominazioni e di contaminazioni con le altre razze, quindi un miscuglio, com'è la mia città, Certo, la nostra città, Napoli è così. certo. Perfetto. Prossime presentazioni. Oltre ai progetti, avete presentazioni, festival. Paola ci ha parlato, insomma, di Tenerife. Diteci un po' dove sarete, dove vi troveremo. Andiamo a fare un Io cappello. domattina, sì, infatti, domattina sono al centro di Napoli, a Piazza Dante, in un bistrò molto carino. E sarà insomma una bella chiacchierata con Erika Riemma, che è un docente universitario. E poi sarò a Roma a Milano la settimana prossima al Covo della Ladra il 14, e il 20 sarò alla Incipit Purtina, che si trova a Roma. Poi dobbiamo definire una data a Bari, e insomma, dico, andando avanti. E poi a febbraio saremo con Paola a Siena, che è Sì, bene. bellissimo, faremo un carnevale appunto. Siena, andremo in un gruppo di lettura a Torrita di Siena e poi Letizia non lo sa perché andiamo in libreria il giorno dopo a Siena veramente, però lei non lo saprà. Io ho detto, Bene. vabbè, tanto vieni con me. E poi andiamo a fare un incontro che dobbiamo ancora organizzare, che era in una galleria del Museo del Corallo, che si trova nella Galleria Umberto di Napoli, e faremo questo evento lì insieme anche a un'altra scrittrice che si occupa di un altro tipo di genere letterario, appunto per cercare di parlare di temi, di Sì. tematiche, non solo di noir, quindi mescolare un po' le carte. E poi dobbiamo organizzare, però è già in programmazione, un evento nel carcere femminile di Pozzuoli e Sì. saremo lì insieme. Un po' di cose. Bellissimo. Bello. Letizia è sempre in giro, sempre in movimento, ogni tanto va. Ma ieri non era lì, e adesso come fai? E poi devo tornare nella tua terra, eh? Dobbiamo vederci Assolutamente, questa volta. Ci siamo mancate per un soffio, per sì. piccole vicissitudini, ma dobbiamo assolutamente recuperare. E poi Paola, io Promesso. prima o poi, e mi rivolgo a Paola, ma anche a tutti i collaboratori di Thriller Nord, dobbiamo fare una riunione noi collaboratori, cioè per forza, prima o poi da qualche parte dobbiamo vederci. Ah, credo che il miglior punto sia Roma a questo punto. Perché ormai Thriller Nord va avanti da 6 anni, ci sono alcuni collaboratori che sono con noi dall'inizio, altri che sono arrivati da poco, altri da pochissimo, altri da qualche anno, però prima o poi dobbiamo trovare un punto di... Sarebbe una cosa Sì, molto che siamo un po', però anche bellissimo. se non siamo tutti, insomma, qualcosa Se volete, io organizzo dobbiamo subito. farla. Io vi ringrazio, vi ricordo Dammi la vita di Letizia Vicidomini, Amarga di Paola Iannelli. Ringrazio chi è stato con noi, ringrazio tantissimo Paola per la collaborazione con Thriller Nord, per la sua Sì. professionalità, la sua eleganza, per tantissime cose. Ringrazio Letizia, sei una persona straordinaria e non vedo l'ora di abbracciarti, che sia in terra sarda, in altre occasioni Anch'io. speriamo. Chiudo qui con questa frase che riassume un po' tutto il lavoro che facciamo per Thriller Nord, tutto il lavoro che voi autori di noir fate. Tutte le storie hanno in sé un seme di tragedia, parte di un bagaglio fatto di gioia, bellezza, passione, ma anche di angoscia e rinuncia, tradimento e sconfitta. A volte, purtroppo, quel seme germoglia e fiorisce in una pianta velenosa. Grazie a tutti. Grazie.
A presto, e chi non Buonasera, ha visto ancora grazie. la diretta, siamo in differita. Buona serata, buon Ciao fine Mille, settimana. ciao ciao. Ciao.